Auguri a tutti per la festa della solennità dei santi in cielo, ma anche dei santi in terra, perché sapete quanta gente è in terra e già è in cammino di santità. Sono quei santi di cui Papa Francesco ha parlato nella sua enciclica sulla santità e li ha definiti i santi della porta accanto. Oggi cerchiamo di scoprire chi sono i santi della nostra porta accanto, ce ne sono tanti. E ancora una volta, la bella notizia, proprio pensando alla vita dei santi, è quella che tu ti puoi far santo anche se stai nella spazzatura. Ieri abbiamo ascoltato la testimonianza di Maxence van der Merck, questo scrittore francese che dopo una vita dissoluta, anche una vita segnata dalle malattie, appunto ha sperimentato il gusto della santità, si è convertito e per me è in paradiso, pur se non è stato canonizzato dalla Chiesa. Quando noi farci santi vuol dire lasciare una piccola fessura nel nostro cuore a Dio, e se gli lasciamo questa piccola fessura, lui ci entra, perché vedete, Gesù ci cerca sempre nelle nostre spazzature, nell'immondizia della nostra vita. Gesù è come dire, lasciatemi passare questo paragone, no, quelle persone che vanno a cercare nella spazzatura, Gesù viene a cercare nella mia spazzatura, nella mia immondizia, sta lì a cercare per salvarmi, sta lì a cercare di riprendermi e di farmi uscire dal mio fianco. E vedete, lui stesso è nato nella povertà, è nato in una stalla, quindi lui stesso sa cos'è la povertà, la miseria, e conosce l'immondizia umana, la mia immondizia. Diceva Sant'Ambrogio, chi potrebbe disperare quando il buon ladrone spera, e qui commenta, no, l'episodio del Vangelo di Gesù e il buon ladrone. Nessuno, continua Sant'Ambrogio, può ritenersi escluso dalla divina misericordia dal momento che questo ladrone è stato accolto. Che il Signore ci santifichi e che ci lasciamolo entrare nelle nostre immondizie, e Lui saprà cosa fare meglio di me e meglio di te. A domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao!